Ciao Vittorio, un caro saluto a te e a tutti gli amici del canale. Una breve clip per tornare a parlare dello Stadio Flaminio, perché il 18 gennaio scorso, all'atere della conferenza stampa rilasciata per presentare la stagione 2023 del Sei Nazioni di Rugby, è tornato a parlare della questione il dottor Alessandro Onorato, assessore allo sport, grandi eventi e turismo del Comune di Roma. Onorato ha detto che il Comune di Roma è aperto a qualsiasi progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio e che ha ottenuto anche dalla sovrintendenza l'autorizzazione ad un eventuale progetto di ampliamento e realizzazione di copertura, purché lo stadio non venga trasformato in un centro commerciale per non cambiare la sua destinazione d'uso, e non ha escluso che possa diventare in futuro anche la casa del rugby nazionale. Ha inoltre aggiunto che sarà possibile eventualmente riqualificare lo stadio attraverso fondi che può erogare anche lo Stato, inserendo la realizzazione di riqualificazione dell'impianto all'interno anche del PNRR nazionale, in quanto verrà realizzata una struttura ecocompatibile. Come tutti sappiamo, attualmente la storia Lazio-Stadio Flaminio è ferma ancora al 31 dicembre scorso, che era l'ultimo giorno utile per il presidente Lotito, concesso dal Comune di Roma per poter presentare una progetto credibile di riqualificazione. Quella data è passata, ma adesso queste parole del dottor Onorato possono aprire nuove speranze, visto e considerato che uno dei vincoli che voleva passare e bypassare il presidente Lotito era proprio quello dell'ampliamento, perché uno stadio di una capienza inferiore ai 45.000 posti non era nell'interesse della società, e quindi ovviamente 45.000 posti che potessero essere poi tutti coperti in rispetto alle normative UEFA per rendere poi l'impianto appetibile alle competizioni internazionali. Peraltro la dichiarazione che ha fatto il dottor Onorato, che l'area non debba essere trasformata in un centro commerciale, non credo che creerà grandi problemi all'idea del presidente Lotito, visto che la maggior parte degli stadi crea le sale dedicate al merchandising proprio all'interno delle gallerie che ci sono tra i vari livelli dello stadio, e quindi non si creerebbe mai un centro commerciale, ma sarebbe tutto all'interno, tutto coperto, e quindi lo stadio non cambierebbe la sua destinazione d'uso. Però serve il passo in avanti, e questa volta lo deve fare il presidente Lotito, perché la società ha necessità di fare aumento di capitale, perché le frizioni che ci sono fra dirigenza e staff tecnico cominciano a essere importanti, come quelle che nell'ultimo periodo stanno contraddistinguendo i rapporti fra lo staff tecnico e quello societario. Da una parte un presidente e un direttore sportivo che continuano a dire che la squadra è stata allestita per puntare alla Champions League, e dall'altra parte invece un staff tecnico che continua invece ad affermare in maniera divergente che alla squadra, al gruppo squadra, manca ancora qualche cosa per poter ambire un obiettivo così ambizioso. Ovviamente affinché le due dichiarazioni possano coincidere ci sarebbe bisogno di fare qualche piccolo intervento di mercato, cosa che la Lazio in questo momento non può fare o è nelle difficoltà di agire, e pertanto da una parte la scontentezza dello staff tecnico, che adesso per esempio si trova ad affrontare l'ennesimo infortunio di Ciro Immobile senza avere ricambi all'altezza e dover trovare all'interno della rosa una soluzione contingente che ovviamente non dà soddisfazioni al tecnico e mette in dubbio e in pericolo i prossimi impegni e quindi eventualmente i risultati per poter mantenere accesa la possibilità di combattere per un posto in Europa. Tutto questo potrebbe essere appianato con una maggiore disponibilità economica che lo stadio di proprietà, ovviamente attraverso il suo merchandising e creando aumento di capitale, potrebbe generare. Quindi ci auguriamo tutti quanti che finalmente il presidente Lotito possa dare seguito alle promesse che ha fatto nel discorso durante la cena di Natale, quando ha annunciato velatamente che i primi mesi del 2023 sarebbe accaduto qualcosa di estremamente importante per la Lazio in termini di crescita. Ecco, speriamo che queste parole possano riferirsi alla creazione e alla realizzazione del progetto stadio in maniera tale da poter gettare e andare avanti nel discorso, perché in questo momento mi sembra che la questione si sia un pochettino arenata a un punto morto inferiore e che fa fatica ad avanzare. Da parte del Comune di Roma penso che più di questa dichiarazione l'assessore non possa fare. Esiste un iter, esiste una conferenza servizi dove il presidente Lotito deve presentare
il suo progetto, dopodiché si andrà avanti nelle varie trattative. Ovviamente sappiamo tutti quali sono i vincoli che legano la struttura, come quello sicuramente ereditario da riconoscere alla famiglia Nervi, quello culturale perché il bene, lo Stadio Flaminio è un bene culturale, architettonico perché poggia su una necropoli romana e paesaggistico perché andranno tenute in considerazione anche i comitati di quartiere che ovviamente richiederanno dei compensi laddove i palazzi che insistono vicino allo Stadio Flaminio dovessero avere eventualmente dei cambiamenti paesaggistici dovuti proprio all'ampliamento e alla realizzazione della copertura dell'impianto stesso. Quindi speriamo che tutto possa essere risolto a breve e che quindi possiamo fare questo ulteriore step in avanti perché se no altrimenti la squadra continuerà ovviamente a risentire delle varie problematiche legate all'indice di liquidità e quindi a dover soffrire ad essere sempre un'eterna incompiuta. Non ho altro da aggiungere, vi ringrazio sempre per tutti i commenti di supporto al canale, al quale vi invito a iscrivervi e di espandere la voce anche di invitare i vostri amici, anche non tifosi laziali, ad iscrivervi perché le nostre informazioni comunque sono abbastanza trasversali, di mettere like per poterlo fare crescere. Io vi aspetto al prossimo approfondimento. Ciao a tutti!